Ta-na-na-na. No, ragazzi, scherzavo. Questa è la mia RTX 3070 della MSI Supreme. Purtroppo non ce l'ho qui fisicamente la RTX 4090, però volevo condividere con voi un video che mi ha segnalato un mio amico. Questo video è sul YouTube cinese che si chiama Bilibili e mostra in anteprima appunto le RTX 4090 di Asus. Sì, sul sito della Asus potete già trovare le foto, però mostrato in un video, penso che questo sia il primo in assoluto. Ho cercato anche su YouTube, ma di video che ti mostra proprio fisicamente come sono fatte queste due schede, cioè la Asus ROG e la TUF o la TAF, ce n'è forse uno dove si mostra per 2 secondi? Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Io sono Song e 2 giorni fa, precisamente il 20 di settembre, Nvidia ha appena presentato le nuove schede RTX 4090 e RTX 4080. E già dopo un giorno è uscito un video che mostra in anteprima le RTX 4090 dell'Asus Strix e dell'Asus TUF. Il video ovviamente è tutto in cinese e come sappiamo ragazzi oggi la maggior parte della tecnologia viene dalla Cina e quindi non fa strano che tutti questi video, queste immagini vengono dai YouTuber cinesi. Quindi ragazzi questo è l'unico video che sono riuscito a trovare dove si ti mostra proprio come è fatto queste schede video, proprio messo a confronto uno con l'altro, pesato, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda invece le caratteristiche delle RTX 4090, penso che su internet e su YouTube trovate un pieno di video dove vi viene mostrato le caratteristiche e le specifiche, quindi non ve le sto qui a ripetere, ma insieme andiamo a vedere questo video. Eccoci qua, ragazzi, RTX 4090 della ROG Strix Asus. Non paragona a un mattone perché è veramente un mattone, ragazzi. Questo, credetemi, anche se non l'ho visto dal video, guarda che mattone, guardate che mattone. C'è un confronto con la ROG 3090, guarda, grossissimo. Per quanto riguarda il design, quindi 3 ventole, poi questo simbolo, questo occhio, no, dell'Asus ROG, molto bello. Sulla parte laterale, qua tutto dissipatore, quindi aperto tutto dissipatore, beh, ci credo con un GPU così potente. Questo invece è connettore da 12 pin, quindi un connettore solo da 12 pin. E la parte superiore anche qui, ragazzi, molto molto bello, quindi PCB arriva fino a qui e poi tutto il resto è dissipatore. Molto figo anche questo occhio che sicuramente si illuminerà, quindi c'è abbastanza luce RGB, eh. Invece sulla parte qua retro abbiamo questa striscia che di luce RGB e poi qua sotto, come vedete, Republic of Gamers. E la scritta GeForce RTX è un pochino diverso dalla serie 3000. Un confronto, vedete che è un pochino più curvo quello della RTX serie 4000, eh? Molto molto bello. Invece sulla parte, mamma mia, quanti sono, tre slot e connettori, a tre connettori DPI e due HDMI. Quanto è grosso, un vero mattone, ragazzi, un vero mattone. Però d'estetica bellissimo. Per quanto riguarda invece TDP, quello che ha dato Nvidia è 450 watt, ma queste schede custom, secondo me, anzi secondo lui, si arriva facilmente a 650 watt. Mamma mia, quanta potenza! Ci vuole almeno un alimentatore da 1000 watt per tenere su questa scheda. E qua, come vedete, ci sono anche pin per connettere le ventole extra se ne avete bisogno. Quindi veramente grosso, veramente grosso e veramente bello, veramente bello. Bello, bello, bello. E poi questa è la versione TUF o TAF della 4090. Ecco, lo confronta con 3090 e vedete che è molto più grosso, molto più grande. E un righello da 30 cm non basta, sicuramente qua saranno 35 lunghezza, TAF 35 cm. Questo è il retro, anche qui la scritta un po' diverso e vedete qua anche molto bello anche qui, guardate qua il logo di TAF.
PCB anche qui arriva fino a qui, PCB, e tutto il resto è dissipatore. E anche qui logo, abbiamo il logo TUF e connettore da 12 pin, un connettore unico da 12 pin. Anche questo è bello grande, ragazzi. Un confronto. Qual è che vi piace di più, ragazzi? Strix o TUF? Pesantissimo. Infatti adesso va a vedere il peso, vedete 3080, 1,5 kg. Cos'è che fa qua? Mette il peso del mattone, no, non basta il peso del mattone, è troppo pesante, quindi prende un bilancio più grande, quindi TAF 3080, 1,4 e 4090, 2,3 kg, TAF 4090, 2,3 kg, invece ROG 40-90, 2,5 kg, ragazzi, 2,5 kg di mattone nel vostro PC. Cioè, lo potete usare come manubri. Scheda madre piccolissima. Ragazzi, un tempo, cioè, si metteva la scheda video, cioè, avevate la scheda madre molto grande, no? E poi si metteva la scheda video. Adesso, invece, con la scheda video così grande, siete voi a mettere la scheda madre all'interno della scheda video. Mamma mia, grandissimo. Attenzione, attenzione. Cioè, che coraggio a tenerlo così. Mamma mia. Mamma mia, stai attento. No, cioè, continua, eh. Cioè, ragazzi, oh, cioè, se vuoi distruggere così una RTX 4090, cioè, distruggerlo facendo overclock, non così. E questo, invece, è il dissipatore smontato del ROG, Asus ROG Strix. Guardate qua, tutto il dissipatore. Quanti tubi ci sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questo invece è il filo, quindi abbiamo da una parte i pin da 12 e dall'altra parte i due pin da 8, quindi 16 pin che vanno connesso all'alimentatore. Quindi questo sarà un filo che darà Nvidia, immagino. Mamma mia, quanto è grande. Cioè, se vuoi montare una scheda così, ti serve proprio un case, un big tower e poi un reggi schede video, un supporto. Ah, bello il nuovo sistema per togliere la scheda video. Tac, un tasto e lo togli. Si può mettere anche verticale, vabbè, su un case così grosso, ci credo. Mi chiedo se dal punto di vista della prestazione tra verticale e orizzontale, qual è meglio? Dal punto di vista estetico non ci sono dubbi. Una funzione che non ci sarà più nel 4090 è la funzione SLI. Come sapete, SLI è quando metti insieme le due schede video nella stessa scheda madre, no? Quindi lo colleghi in SLI. Con la serie 3090 e 3090 Ti c'era ancora la possibilità di fare SLI. Invece con la serie 4090, niente ragazzi, non dovete più fare SLI. Quindi ringraziate Asus che vi fa risparmiare 2000 euro, quindi comprate soltanto una scheda 4090 anziché comprarne due. Quindi tutto qua ragazzi. Bello, 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 bello. Quindi ragazzi, come estetica, per me veramente fatto bene, però il prezzo, ragazzi, sapete quanto costa? Cioè la 4090 in Italia arriverà sui 1950-2000 euro, invece la RTX 4080 versione 12 giga sui 1100 euro, invece la versione da 16 giga arriva a costare 1500 euro circa. Bene ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piacciono queste schede, queste nuove schede RTX 4090 e se avete intenzione di comprarlo. Io ragazzi, se devo essere sincero, mi tengo bello stretto il mio MSI Supreme 3070 che va ancora molto molto bene, quindi fatemi sapere. Ragazzi, non dimenticatevi di lasciarmi un like e di iscrivervi al mio canale per supportarmi e noi ci vediamo alla prossima. Bye bye!